Allora, ninfa, giovane donna, divinità minore femminile della mitologia classica. Alcune ninfe famose, ecco Euridice, Calipso. Cari amici di Telegarda, vedo che è partita qua la, la, la nostra ripresa. Come vedete mi trovate sempre ogni tanto impegnato in qualche cosa che non so mai dove va a parare. Un carissimo saluto come sempre. Spero di trovarvi in ottima salute, in splendida forma, pronti naturalmente a sentire un po' quelle che definisco un po' anche le mie cavolate, spero che comunque siano sempre di vostro gradimento. Stavo cercando qua eh, questa definizione, la ninfa, questa giovane donna. Perché? Perché oggi ho sentito, anzi ho visto una pubblicità televisiva sulla mitologia greca, cioè chi ha questa passione va in un tabacchino qualsiasi. E trova un prodotto che gli permette appunto di conoscere meglio la mitologia greca. Mitologia, sapete, divinità che, essendo dall'Olimpo, ne combina tutti i colori, mescolanza fra uomini, donne, divinità, beghe, non beghe, insomma, è un mondo molto interessante da questo punto di vista che riflette i pregi, ma anche i difetti umani. E perché vi dico questo? Perché nei giorni scorsi. Sono venuto a sapere che qui ad Arco c'è una persona, che fra l'altro è un carissimo amico, che è espertissimo, pensate un po', di mitologia greca. Vi dico subito che beh, intanto è un giocatore di tennis, gioca tutte le settimane a tennis con il suo amico Carlo Zamboni, sapete quello del, del Zamboni 3, quindi facciamo anche una pubblicità veloce al Carlo della Zamboni 3. Tutti e due, anche il Carlo, è bravissimo nella, nella conoscenza della mitologia greca. Ma non solo è un esperto di fotografia, andava in barca, va con la moto, quindi un personaggio abbastanza eclettico. Al addirittura ha messo insieme un bell'arboreto con piante eh, di pregio. Quindi una persona che valeva la pena invitare qua e che adesso ve lo presento: è Giuseppe, ma per gli amici Bepi Turini. Ciao Giuseppe. Ciao. Ben ritrovato. Ciao, amico adesso, Sandro. caro, adesso ti metto la prova. Adesso, perché? dimmi tutto. Ecco. Intanto dico che lui potrebbe benissimo andare a rischi a tutto. Non esageriamo. No, no, sulla mitologia greca devo dire, anzi, io insisterò perché tu vada. Naturalmente poi facciamo a metà. Sì, sì, eh, sì, eh, sì. Facciamo, eh, di sicuro. Allora, Beppi, so, mi hanno detto, che tu sei espertissimo di mitologia, ma quando è che, perché anche tu non hai più vent'anni, eh, no. quando è che è nata questa tua passione per la mitologia, per i miti dell'antica Grecia? Allora intanto, ah, in allora, intanto saluto gli amici di Telegarda e dopo saluto anche il mio amico Sandro. E Come è nata questa passione? È nata praticamente al tennis. Io e il mio amico Carlo, dopo una partita a tennis, ci sedevamo lì al tavolo a bere il nostro, nostro flutino e lui, siccome era già molto più avanti di me, Ecco, comincia a parlare ecco, di Rezzi, ecco. era, ecco. era più avanti di me sul, sulla cultura greca, allora a non volevo restare in Rio e mi sono interessato anche a me, e allora un giorno dopo l'altro, un giorno dopo l'altro, un po' alla volta, sono son arrivato a un punto che l'ho battuto praticamente, no? ah, Ad, Adesso, adesso le, eh, Carlo mi interroga e finisce le nostre discussioni dopo la partita. tennis. Cioè, fa uno scambio... Ah no, fa no, uno scambio... Dopo la partita a no. tennis, lì al tavolo con il nostro bianchetto discutiamo, Invece che di tennis discutiamo di, di mitologia, di mitologia greca. greca. Ma pensate, ecco, quindi. Allora, però adesso la ciacerà, però adesso vediamo. Allora, Beppi, cosa ha preparato per me, ma principalmente per i telespettatori del de, allora, de Telegarda? Di de chi parliamo? questa sera avrà preparato il mito di Perseo. Oh, Perseo. Perseo, naturalmente, è un mito abbastanza famoso della mitologia greca, io lo conosce un po' tutti, no? La quel che famoso. Beh, Ma insomma, questo che lo conosce un po' tutti, eh, sì, comunque... Lo sì, lo conosce Perseo, è la quel che taglia la testa alla medusa. Ah, beh, allora. allora. Adesso, con la storia di Perseo, allora. Però prima... Vera. Ecco, prima... Prima di raccontare la vita e le avventure di Perseo, volevo fare una premessa. Tutti gli autori che trattato il mito di Perseo nell'antica Grecia, tutti l'ha raccontata un po, un po' tutti uguali, però siccome che quei vecchi greci li beveva anche secondo me, ah, ho e allora noi volevamo essere tutti uguali, no? e allora ognuno che metteva dentro dei fatti, un altro che metteva dentro dei nomi, un altro che metteva dentro delle varianti, però non le cambiava niente su quella che è la storia del mito di Perseo, perciò noi raccontiamo la storia del mito, l'originale, no, oh. una versione unica senza guardare le varianti, se no c'è chi anche domani. Perfetto. Allora partì. E naturalmente farei una roba molto sintetica. Se, sì, ecco. perché se no, Perfetto, se no, se no non alberi pure. Ne beh. fa per le orbie, ecco, ecco, per dirla in dialetto. Ecco. Allora. allora Perseo. Perseo. Intanto dobbiamo capire di chi che l'era Suo papà l'era Zeus. Zeus è il capo dell'Olimpo. Sua mamma l'era era Danae, che l'era era figlia unica di Acrisio, che era re di Argo. Allora dobbiamo vedere adesso le origini, le origini di Perseo. Quindi abbiamo sentito Sopare e Somare. Sopare e Somare. Sopare era Zeus, è lì, ah, è lì, non è inutile, è lì, c'è solo parliamo di Zeus che, le, che aveva fiori allora, dappertutto. Noi parlando della parte mortale di Perseo, eh, eh. e perciò dobbiamo partire dalla parte di Somama. Somama era vendita da è figlia di Acrisio, perciò era diretta discendente di Danao, Madonna. Danao era il capostipite di tutta la, la stirpe greca. Difatti, gli autori che trattano le tragedie greche i nominano i greci anche come i danai. Ah, i danai, ecco. Ecco, dan e lì ne fermo, perché anche a Danao è una storia che non ha finito. Bon. Danao aveva una fiola Ipermnestra, che ma la no, sposò. Aspetta, aspetta ripeto, come si Ipermnestra, che roba, Ipermnestra. Questa minestra. era fiola di Danao e che aveva 50 fiole. Una di queste, 50, 50. Ah, 50. Però era le Danaidi. Ma non lì a discutere perché è un'altra ecco, storia. Va bon. Una di queste, Ipermnestra, la sposò un fiol di Egitto, che era fratello di Danao. E se chiamava Linceo, e chi ne fermava? Allora, Ipermnestra e Linceo i HV dei fioli. Uno di questi, Abante, la sposò a Aglaia. Aglaia, ecco una notizia su Aglaia bisogna dirla, l era, l era una delle tre cariti. Ah. Le cariti per i greci quelle per i romani le erano le tre grazie. Ho I greci che avevano le, 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 le cariti Ho e questo la sposò. Aglaia, che era una delle una tre. Le tre, le altre due le era Eufrosine e Talia. Quindi questa furbo: è nato eh. una delle tre grazie. Una delle tre grazie. Eh. È nato la, 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 la. questo qua, Abante, Aglaia e HV dei fiori, anche a questi, e HV Doge Mei, Preto e Acrisio. E adesso fa difficile penso eh, la storia: si fa complicato. Tra eh, un po' arriva Perseo: eh, perché... Preto e Acrisio, le la Doge sempre in Bega fin da Puteloti. Finché a un certo punto, diventati grandi, si è spartiti il regno di Argo. Preto, l'ha avuto il regno a Micene. Parliamo di città greche, importanti. Città Grecia, Micene. Micene. No, Micene, chiedo scu scusa, Tirinto. Tirinto. Mentre eh, a Crisio, l'ha avuto il regno di Argo. A Crisio, la a Euridice. La ah, certa Euridice non da è, non confondere bravo non è quella dell'Orfeo non è quella di Orfeo dell'Orfeo di Euridice, ecco, perché viene diversa eh, certo, eh. esatto. esatto. no? eh. allora, eh, Euridice nel mito greco come ancora Maddalena ma c'è tante Maddalene allora Acrisio e Euridice gli aveva una figlia unica Danae che è quella qua e se mi alle origini di Perseo. Perseo Danae era figlia unica quindi non era una divinità non era no, una era donna era una comune mortale mortale quindi che a Cisio, eh. Avendo una figlia unica, era preoccupata per la sorte del regno, avendo maschi, oh, non avendo che mai non sapeva come far ah, per forse. al suo regno. Allora ha deciso di andare dall'oracolo di Ammone, che era Noasi della Libia, noavi nel deserto libico, le ha consultato l'oracolo per capire come mai non Le partì che era già agitato suo. Le tornac le era ancora più agitata perché l'oracolo gli ha detto non solo non gaverà mai ma il fiore che gaverà la figlia, la fiola Danae eh, sarà causa della sua morte. Oh, oh, oh. chi veder. Sì, disente che non era al centro naside di ipocreazione assistita per no, Adearco, no, no, perché no, se fosse no, quella, no. l'avria avuto un fiore, no, miseria. E allora Mattisto in sapò prima, ancora più agita dopo, le torna a Argo e non sapeva cosa fare. Allora la ciappa, siccome la Dane era anche una bella ragazza, e, e che era la figlia dei Spasimanti. Ah, anche allora. Anche allora, ho capito. Allora la pensa bene di serrarla in una grotta, mettere su una bella porta di rame, o di bronzo, lì gli autori si sbizzarriscono. Ah, e la chiusa de... dentro in questa grotta, con de una. Ancella che la cura, che la vede. Ma ne combinava la... di tutti i colori in quegli anni... era anche una bella fantasia, i greci. che miseria! E così Luce c'è, ne ha ha detto Mi, questa chila la lascerà da dentro. Pretendenti, sta fuori perché... E mi... Appunto. Ne odi, non ne aveva più. Però Zeus... Zeus era sull'Olimpo e controllava tutto che succede. E la vista sta bella Dana... Ai ai ai, ai, ai Zeus, vista qui... la bella Dana e la lascerà da grotta. E Zeus la zeula di questa non si può tenere in serata in una grotta allora lei potete dire che lei era un donnaiolo? lei era abbastanza un donnaiolo abbastanza un do, anche allora anche sì, se anche... era il capo dell'idea eh sì, sì. sì. dare l'esempio infatti gli diceva che lei era il padre degli dei perché tutti gli dei che avevano a che fare un po' ho capito il rifo e, e allora deciso di venire sulla terra però che era sera la porta che era sera la Mazeus lei era Zeus ah. lei era il padre dell'Olimpo e allora si è trasformato No, adesso stai attenti perché si trasforma... Perché per la nascita, nascita del de, de Perseo è un po', un po' complessa perché non si poteva entrare, ma Zeus essendo un dio, e si è trasformato in una pioggia dorata, l'ha entra dentro nella, groca, nella grotta, l'ha avvolto Danae, ah, avvolto la, Danae la... in una pioggia dorata e quando che la pioggia dorata è tornata fuori e le ha nasciuto l'Olimpo, la Danae l'ha trovata, trovata con il suo bel Perseo. Oh, ma ti pensa, cioè per Nardento si è trasformata in pioggia. Si è trasformata in una pioggia dorata. che le nada dentro, e nata è dentro? dentro, l'ha avvolto la bella dana e, e lì la e dana di ma, la, dì, stata ma stata che, stata che stata strana acqua ancora il discorso. E lei l'ha vista tutta questa roba, roba. Che succede? Quando Grè sparita si è ritrovata incinta e non la sa sapeva niente, cioè si è trovata incinta senza sapere chi che la sta. Ah, come va di moda adesso che uno. Passa pure in saputa. Come va di moda adesso? Passa il tempo e nasce Perseo. Perseo. Allora, fermamente nati. Ma avete sentito che bella storia, siamo partiti da lontano. Siamo partiti dalle orecchie. Avevate capito che alla fine il fiol Perseo era nato da Danae, da Danae insomma, e da Zeus, che e... non aveva niente a che fare, non era nel mare. Niente, ne... niente, l'era solo. E la vista Zoo a un certo punto, la Gepia sesta, perché lui dall'alto eh, vedeva vedeva zo, tutto. Quel... Eh. Vedeva tutto, non che scampeva niente, la vista putella, come fa la Seradet. Ma non poteva andare dentro, si è trasformato in pioggia e insomma, è, in uso. è successo quel che è successo È successo, quel che è è non... per Quel che non doveva succedere è nato per sé. E avanti un po' di mesi, tutto, tutto nascosto nella grotta. A un certo punto a Crisio, eh, appunto. Per Dio, a Crisio, il eh, suo eh, papà, eh, dice ah, com'è? So e che... passa ad annunciare da ogni tanto, il passa davanti a questo portone di bronzo e sente invagito. Oh, e di chi, che è qualcosa che non va, eh? Anche perché ricordo quel che aveva di l'oracolo. L'oracolo che se fu nato è un figlio, un nipote, nipote sta a causa della morte Della sua morte. Quindi sente... E quindi sente un vagito e dice che è, è successo qualcosa. qualcosa. E Nath, il portone va dentro e trova la bella Dana, la bella Dana è col suo pargoletto, ma quell'altro è una forse detesta, L'hanno cominciato a imprecare, a dirgli che lei sta colpa del preto suo fratello che ha sempre avuto una passione una passione sfrenata per la Dana e la ma, chiave e, del ma la a Tirinto appunto come fa da Tirinto e quell'altro la di Levinio ma è dana e la di no non le sta opera del mortale le sta qualche dio dell'olimpo perché non sta chi nessuno quell'altro non voleva sentire chi no, la di? No. bisogna che trova una soluzione allora prima roba tanto per cominciare a fare un po dei morti Grecia di copo subì la la Nutrice che era lì. Ah, Camilla, esatto Se non copiava qualche dume, i greci stava male. Allora lì, copen subito quella. Dopo restava la fiola, Dana e col putellone. Le... Ma quelle non poteva eh, coparle per perché sarebbe in corso, sarebbe stata perseguitata dalle Erini. Le Erini, non chi a dire che le Erini? Le Erini le perseguiteva chiunque si macchiava del delitto nell'ambito familiare. Oh. Specialmente le Padre, madre, figli. E allora le Erini, ecco, se volendo cioè. dare una notizia sulle Erini, le era tre. La più famosa delle tre si chiamava Megera. Megera, ecco, da cui il detto te sei innamezzera. Megera, Megera, era, era una delle tre Erini, le altre due le era Aletto e Tisifone. Ecco, queste erano le tre ecco, Erini. Non so se avete sentito, no? Può partecipare a rischi a tutto va bene. No. <ride> adesso ti la fuori anche le tre erini. I <ride> tre megera e tisifone. Non spieghi in come le nate. Perché per le, le portate fuori dal, dal nodis 15, Appunto, le rini. Le rini. allora non lo senti. Alle erini. Allora deve no, liberarsi deve coparlo. No. Se le erini. E deve liberarsi della de fiola e, e, del ne neodo. e del neodo del neodo. Allora ha detto Ciappa una cassa, mette la dana e col Perseo, butta la cassa nel mare e lascia le correnti. Lui ne lava la laveva, non la copa nessuno. Roseus era sempre su che il Vardeva, eh, quelli... era soffiolchi che era nella cassa. Eh? Allora con le correnti la fa girare la cassa e la fa arrivare sull'isola sull di Serifo. L'isola di Serifo è un'isola delle Cicladi. L'isola ecco, dell dell'Egeo, col serifo senza la c ecco. No, serifo senza la c Se noi pesa con la croce del no, serifo, no. con la stela del serifo boh. L'isola delle cicladi nell'Egeo E l'aria cassa l'è arrivata lì davanti alle spiagge E di naturalmente la trova a qualche dunia E naturalmente sull'isola allora comandeva Dopradei Ditti, Ditti e Polidete Il re l'era Polidete L'era un che re, era un tiranno dell'Ivo, non era da a tutto il popolo. Diti, invece, era suo fratello, viveva a corte, ma che ne fregava poco del regno, lui che piaceva era la pesca. Ah, okay. Lui partiva la mattina con la sua barchetta, l era un po' aveva feva due pesate, si aveva la grigliata ah. e non che ne fregava niente del regno. No. De tutti. La mattina era la fuori con la barca, e era vista questa cassa. Oh, okay. Ora porta la cassa a spiaggia, da Verdi e salta fuori la tutto bella la bella Dana, eh, che durante il viaggio. È diventata ancora più bella. Ah! Beh, forza quel putelotto. Visto, sta bellissima questo putelotto. Porta a tutta corte da suo fratello, Polidete, quell'altro, un po' impietosito da vedere ah, sta roba. Tenne chi è gadita di a suo fratello, perché lui non voleva Roma. In verità, a toccarla e. Espositela. No, no, no. E arriva. No, ho spo... eh, ah, No, allievi, no allievi... magari che. No, no. Anzi, lui l'ha fatto quel ragionamento, qui. Sperando di mettere le mani su Dana e domani, perché la ghe piazzesta subito. Ah, Lei resta un po' infatuata dalla bellezza Dana. Di dana. E allora quell'altro Le donne devono eh. essere massa belle. Se le massa belle, succede tutti questi casini. E allora Diti: si è arrivato il Perseo e si è tenuto la Dana. E mano che passeva gli anni, la Dana la diventava sempre più bella. E poi continuava a tormentarla. Ma quell'altra non la voleva sapere perché lì la in mente il suo Perseo a levar suo fiol, farlo diventare grande, forte e non gli interessava altri uomini. E tanto passeva gli anni. Passeva gli anni e Perseo diventava un giovanotto forte, vigoroso, bellissimo come sua mamma e vinceva tutte le gare di chi feva nell'isola. Ho capito. Chi a questo punto politettamente la detto chi se vuoi conquistare la Dan, devo liberarmi di Perseo. Oh, madone. ma robe oh, dell'altro che... mondo, chi? Chi, chi le, le piaceva? Le donne le che Sì, ma sto no. per sé proprio, l'aveva tutti prima sé. e l'ha messo nessuno. Adesso? Eh. Adesso, come dite, trovare una soluzione. Allora se inventa un matrimonio, la fa sapere a tutti i suoi vicinanti, lì. tutti i suoi vicini, mm. tutti i suoi, i suoi eh. lì che si sposa con una certa Ipodamia, la ciamada di tutti a corte, la raduna ai tutti, che lui si sposa con questa Ipodamia e che avrà piacer che gli ha regalato tutti in cavalli. Occamero. Oh, Forse perché Ipodamia dal greco vuol dire Ipo… vole che... che piace i cavalli. Eh, ipo… Eh, eh, eh. E allora gli è detto: In cavallo, ma tutti contenti. Con un cavallo. E la cavalla. La cavalla. Solo che Perseo era lì. Era un bel imbusto che viveva corto, non aveva niente, non a terra. Non aveva non non aveva... cavallo. E allora non sapeva cosa dargli, Ora gli è detto: Siccome era un po' sora come l'olio, gli è ti Dimmi qualunque roba te vuoi e mi te la porto. E il Perseo. Perseo. Eh, Polidete, lo che pareva una roba vera. Allora no? va bene, gli è detto: Ti te me porti la testa di Medusa e mi ti accetto il tuo regale e siamo a posto la testa di Medusa, ecco ma spiega cos'è questa Medusa Medusa era una eh, perché chi adesso la roba si fa difficile Medusa era una delle tre gorgoni le gorgoni erano tre fiole di Forco e di Cheto che oh, erano due divinità marine eh. però queste tre gorgoni nessuno ne sapeva dove le abiteva che erano solo le sorelle delle gorgoni, le graie le era le sorelle nate vecchie delle, delle, delle Gorgoni che le custodiva il segreto dove le abiteva. Adesso Perseo doveva andare a cercare queste Gorgoni, però non sapeva neanche da che parte cominciare. Lui la disse le nato, vago, sì, aceto vago. Le nato se su proprio le Rogne, però non sapeva neanche da che parte cominciare. E allora chi che è sempre l'intervento degli dei ho capito. Però chi mi diserì a questo punto ne ferme perché. Attenzione, eh, questa è la prima puntata perché per sé adesso, adesso e deve, è, andare, a è, e de deve andare a tagliare la testa di Medusa la, e portargliela a Polidette. polidette. Ecco. La seconda puntata la senti un'altra volta, quindi ve la sem non dico un suspense perché ve la so lì col fiato sospeso, eh, perché il Beppi, se sentito? senti, anche la prossima volta. Adesso però cari amici siamo arrivati alla fine, però mi interessa presentarvi un, vo un vocabolarietto un po' particolare, lo chiamo parentale, perché avete sentito qui si parla di fioi, mare, pare, cosini, neodi, allora io vi presento e vedrete scorrere sul teleschermo alcuni vocaboli appunto che hanno a che fare con le parentele, naturalmente in dialetto. Allora incominciamo, pare, beh pare è il padre, mare la madre, fiol figlio, fiola, vedete vi metto il maschile e il femminile, fiola, figlia, mari, il marito, la sposa o moier è la moglie, ecco mi raccomando sposa con l'accento chiuso, moier, eh, anche l'accento chiuso è appunto moglie, Beh, fradel è il fratello, sorella, la sorella, la nora, la nuora, Zendro, ecco, non la sendro, eh, attenzione, eh, la sendro è la cenere, questa è zendro con la E aperta e una Z dolce, quindi zendro è il genero. Poi attenzione a questo termine, miser, con due S, ma lo troviamo su qualche vocabolario che con una S, con una E chiusa, miser, è il suocero. La Madonna, ecco, non ha niente a che vedere con la Madonna, è la suocera. Cugna è il cognato, cugnada la cognata, neodo, nipote, naturalmente il nipote maschile, perché la, il femminile è la neoda, ma anche nezza. Ecco, nezza, ne ho già parlato in qualche precedente puntata, deriva dal tedesco nichte, per cui nezza è nipote o neoda. Poi beh, nono, il nonno, la nonna, la nonna. Bisnono, bisnonno, bisnonna, bis bisnonna. Ecco, questo è un termine curioso. La Mea, anzi, la Mea, scusate, non la Mea, la Mea con la E aperta, è la zia nubile. Questo è un termine un po' scomparso, quindi la Mea. Poi, beh, il Cosim è il cugino, la Cosina, ecco, che non è la cucina, anche cucina, ma è la cugina. Poi il padrino del battesimo, della prima comunione è il Guaz, però troviamo anche Gudaz, ovviamente il femminile sarà Guazza, e Gudazza, la madrina. Bene, vedete che questa volta ho superato i classici dieci vocaboli, siamo arrivati veramente alla fine. Naturalmente, questa, avevo già detto, è una prima puntata sulla mitologia greca, perché abbiamo parlato di Perseo, vero Bepi, però, una prima parte. Eh, abbiamo sviluppato abbastanza bene. Siamo arrivati al momento cruciale. La partenza di Perseo. Bene, alla ricerca della, della testa ricerca di Medusa. Di... Ed è per tagliargli la testa e eh, per portarla esatto. a Polidette. Bene, ti ringrazio intanto, Giuseppe. Grazie a te. Avete sentito che veramente merita lo scettro di primo Beh, della classe. Non ne esageriamo. Il Carlo Zambone adesso si arrabbierà, però non so che lui ammette che tu ormai l'hai superato. Eh. In mitologia greca ormai non c'è niente da fare. Ecco. E loro mentre giocano a tennis si scambiano le nozioni. Uno dice Ruidici, l'altro dice Scilla, l'altro dice Caridi, mentre giocano a tennis. Quindi se andate al tennis sentite questi nomi, sono loro due che giocano a tennis <ride> e si scambiano questo, questa terminologia che avete sentito, è una complessità eh, veramente sì. notevole. Sì. Bene, quindi grazie a tutti, spero di aver fatto una puntata un po' fuori dell'ordinario. Vi aspetto la prossima volta e naturalmente vi ricordo che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao Betty, di nuovo, Sandro. arrivederci.